Ma a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Allora, da quello che avrete letto nel titolo, la notizia più calda delle ultime ore è proprio quella che il Chelsea, ovvero proprio Antonio Conte specificatamente, sembra intenzionato a prendere Antonio Candreva per una cifra intorno ai 25 milioni. Perché? Perché è un suo pallino, perché ce l'ha avuto in nazionale e l'ha sempre fatto giocare, perché secondo lui è funzionale al suo progetto in Premier League e quindi vuole fortemente Antonio Candreva. Ha parlato anche il diretto interessato da poco nella conferenza stampa di Spalletti. Ha detto che comunque è onorato da queste voci, però per adesso non c'è nulla di ufficiale. A queste cifre, personalmente, Candreva lo venderei subito perché è tantissimo, cioè ormai non è più quello di una volta e probabilmente da quando è arrivato all'Inter non lo è mai stato, cioè quello della Lazio, quello che faceva i gol da centrocampo, che faceva le punizioni nei derby, quello che faceva di tutto, cioè spaccava veramente le partite in due. Quando è arrivato all'Inter io ero felicissimo perché comunque Candreva mi è sempre piaciuto, però questa è la verità, purtroppo non ci serve più Candreva perché non gioca più come ai vecchi tempi. Purtroppo a me dispiace, mi dispiace tantissimo, però è la pura verità. Cioè veramente, come ho detto l'altro giorno nel video, non azzecca un cross dall'85. Cioè, sembra veramente il fratello scarso di Candreva. Non è lui, non è lui. Non so perché i giocatori dalle altre squadre vengano all'Inter e in tanti se perdono veramente. Cioè, ricordate Forlan, ecco, uguale. Ma come lui tanti altri. Cioè, boh, non lo so. Purtroppo l'Inter non è per tutti. È questa la cosa. L'Inter non è per tutti, come non lo è per Candreva, non lo è per gli altri 10 titolari in squadra, perché sinceramente a me non me ne piace neanche uno, ma più che piacere non c'è nessuno che mi fa emozionare, ma proprio zero, zero. Cioè ad oggi facciamo schifo, va benissimo comprare i giovani perché in un futuro sicuramente avremmo una rosa abbastanza promettente. Anche l'ultimo che si sta avvicinando, quel francese Caramo dal Caen. Cioè, ben vengano i giovani. Cioè, piuttosto che rimpiangerli in futuro, prendiamoli adesso e magari facciamo rimpiangere le squadre che non l'hanno presi. Quindi la situazione ad oggi è tragica. Io continuo ad avere piena fiducia della società che oggi si vedrà a Nanchino, c'è un summit tra Jin Dong, tra Sabatini e Ausilio, tra Spalletti, vediamo quello che sarà il risultato, quello che ne uscirà fuori da sto vulcano. E quindi niente, per le altre trattative, Vesino sembra che non sia più al ritiro della Fiorentina, probabile che domani faccia le visite mediche con l'Inter, ma comunque siamo lì. Pure Vesino non è che entusiasma il nostro cuore, anche perché 24 milioni che verranno pagati in due parti mi sembrano assai per Vesino. Però ragazzi, se quello è il tipo di giocatore richiesto da Spalletti, che è funzionale per il progetto, tanto di cappello, e mi auguro a questo punto che Spalletti tiri fuori il meglio da questi giocatori. Nell'ultima conferenza l'abbiamo visto che era ancora veramente col morale a terra e tutti ci siamo preoccupati, io, Luigi Inter, Mario Inter, che saluto. Ci siamo tutti preoccupati perché abbiamo visto sto Spalletti proprio abbattuto. Io, come scrivevo in un post ieri sera a Luigi, qualora, secondo me, qualora la situazione a fine mercato dovesse essere ancora questa, e quindi situazione abbastanza tragica,
con una squadra che forse riesce a combattere per il sesto barra quinto posto, ma entrare in Champions non lo so, non lo so. Secondo me Spalletti, pur di non fare figuracce, pur di mantenere il suo orgoglio, spremerà sti giocatori proprio fino all'ultimo, ma io ne sono sicuro, ma proprio perché Spalletti è fatto così. Quindi da una parte sì, le parole fanno male, le espressioni facciali, quindi ti fanno preoccupare di un allenatore scontento, tra virgolette. Però Spalletti è fatto così, cioè anche con la Roma era scontento e l'abbiamo visti tutti, ha fatto 87 punti nell'ultimo campionato. Quindi non so, non lo so, è ancora un enorme punto di domanda, tutta la famiglia Inter è ancora un enorme punto di domanda, nessuno sa nulla, siamo tutti preoccupati, c'è chi è meno preoccupato, c'è chi è più preoccupato, c'è chi si vuole ammazzare perché veramente leggo dei commenti, suicidi proprio suicidi. Cioè, ragazzi, l'Inter non ci dà da mangiare, cioè mettiamocelo in testa. Cioè, la sosteniamo perché è l'Inter come simbolo e come fede, ma non ne facciamo una cosa di vita o di morte. Cioè, ricordiamocelo perché sennò non viviamo più, ragazzi. Beh, detto questo, vi saluto, noi ci vediamo nei prossimi aggiornamenti. Bella!